Ciccio, cari, sono Matrix, signori, bentornati cari nel canale. Torniamo su The Marvel Snap e anche oggi per voi un video frizzante con un mazzo eclettico. E quindi, se da prima mi siete indifferenti circa il contenuto, sono convinto che nel momento in cui vi mostrerò il nuovo Cannonball avrò riacquisito il vostro massimo interesse per questo cortometraggio. Quindi mettetevi comodi, ragazzi miei, fate come me, preparatevi un bel caffè, rilassatevi e godetevi ovviamente quello che sta per arrivare. Ma prima di iniziare il contenuto devo parlarvi dello sponsor di oggi, del nuovo gioco Saint Seiya, i Cavalieri dello Zodiaco. Ebbene sì, carissimi, finalmente arriva in edizione totalmente italiana il gioco mobile del celebre manga giapponese degli anni 80, Saint Seiya, i Cavalieri dello Zodiaco. Per la prima volta potete impersonificare i vostri eroi preferiti. Sicuramente la storia già la conoscete, questi eroi, questi guerrieri consacrati dalla dea Atena, che lottano ovviamente per proteggere la terra, il globo terrestre e tutte quelle che sono le minacce ad opera ovviamente delle altre divinità. E ovviamente tutto questo lo fanno vestendo le armature che sicuramente voi avrete visto, che sono le cloth, che rappresentano tra le altre cose le 88 costellazioni moderne. Ovviamente tutto ciò lo farete tramite un gameplay che ha una visuale verticale, un gameplay che è adatto ad essere giocato anche solo con una mano, quindi in totale comodità, adattato a tutti i contesti della vita quotidiana, quindi no, un po' come quando si vuole. E inoltre è Pasqua e quindi vi esorto a non perdervi l'evento pasquale, in cui verranno distribuiti diversi premi e ci saranno generose ricompense off live. Signori, per non perdersi nulla riguardo questo incredibile titolo, vi ricordo di seguirlo sui vari social, sul canale YouTube e sul canale Facebook ufficiale di Saint Seiya Legend of Justice. Allora, io devo fare un passo indietro, forse anche più di uno, perché devo veramente, ragazzi miei, rivalutare una carta che magari ho valutato con troppo menefreghismo. La carta in questione, ragazzi miei, ovviamente è Cannonball. E il mazzo che vi sto facendo vedere è un mazzo che di successi me ne ha dati e manco pochi. Che soddisfazioni me ne ha dato, me ne ha dati e manco poche. Ma perché mi fischia l'orecchio? Vabbè. Il mazzo è un junk puro, praticamente, che si basa veramente tanto poi sull'utilizzo di Cannonball DT6. Cannonball puro, che vuol dire? Cannonball puro vuol dire niente. Junk puro, che vuol dire? Junk puro vuol dire che di base gran parte delle carte del mazzo è volta a mettere carte, a giocare pezzi sulla board avversaria. E quindi vediamo Green Goblin, vediamo Debris, alla fine lo fa anche Sentry grazie alla sinergia con Nihilus, Hobgoblin, e poi c'è il prof, perché quelle location che noi non riusciamo a plugare, non ti preoccupare, le professorixiamo. E quindi ovviamente, ragazzi, la questione è abbastanza semplice, no? E si capisce da solo. Se le location alcune le cloghiamo e alcune le chiudiamo col prof, è normale che nel momento in cui gioca Cannonball e entra ovviamente d'impatto Cannonball, la carta che Cannonball prende muore, perché è molto probabile che l'avversario non avrà più slot oppure buchi nelle tre location, ok? Quindi l'idea è questa. Regà, col mazzo anche ieri ci ho fatto un botto di rank. Ormai la top 200 è stata riacquisita, ma la cosa bella è il divertimento misto al tossicismo proprio di questo mazzo. Che sono proprio cose sue, capito? Vabbè, e stava a esserci una partita. Lo stiamo facendo da 5 minuti. Va bene. Ok. Ci sta, insomma. Sono le 9.50, magari la gente sta a dormire. Però io sapevo di giocare sul server europeo, americano, quindi... Vabbè, abbiamo beccato un povero Cristo. Molto bene, molto bene. Allora, Utopia, raga, ovviamente la location è la hot location. Tra altre cose, Utopia non va nemmeno male con sto mazzo, perché comunque abbiamo un sacco di drop a 3 e a 4. Sarebbe interessante qua ovviamente trovare coso, come si chiama, coso che vuol dire coso. Sarebbe interessante trovare Annihilus, ovviamente. Andiamo di Debris. Iniziamo, com'è che si suol dire, a dammocco de fastidio.
Opla! Arrivano i miei scoiattoli in soccorso. Molto bene, capo, molto bene. Jeff Nebula. Cannibal è molto forte. Non so se vogliamo snappare. Non lo so. Io farei Daredevil. Nebula. Il fatto che no, facciamo Jeff Nebula perché voglio fare poi Sunt il turno. Ah, ma non sta facendo niente sto tipo. E mo gli snappiamo in faccia sto stronzo. Ok, abbiamo trovato Annihilus. Ok, quindi probabilmente, regà, avremmo spostato Jeffo, perché io avevo messo Jeffo tutto a destra per entrare di Sentry, ovviamente. Però col Todd di Annihilus probabilmente avremmo spostato Sentry in mezzo, Jeff in mezzo, Sentry sinistra, Annihilus Cannonball, partita vinta. Però insomma, sto tipo non ha giocato niente, quindi, vabbè. Cannonball! Oh, se oggi facciamo 7 minuti a matchmaking, bro, non ne usciamo, eh. Non ne usciamo. Detto questo, Madonna, ma è un progetto Pegasus, quanto è brutta, Dio santo. Nebula, Cannonball, Goblin, cerchiamo di giocare punti, cioè, cerchiamo di giocare carte. Andiamo. Ok, non è un destroy. Non è un destroy, meno male. Non possiamo gluggarlo, purtroppo, regà. E questo non è piacevole per niente. Qua sarebbe interessante. Ma perché non ha giocato Jeff sinistra? Ma non ha senso. Non ha senso. Buona la time. Veramente, raga, non ha alcun tipo di senso. Boh. Arriva Zambu, arriva Queen Jet. Non mi sembra sul pezzo sto tipo. Noi non l'abbiamo trovato purtroppo Debri l'abbiamo trovata. E Debri, raga, cioè, Dio caro, senti, è troppo forte. Secondo me si snappa qua. Senti mid. Ok. Cioè, cioè, ok, nel senso, come fai contro un mazzo che ti spara Green Goblin e vedi che c'ha The Hood, quindi ti immagini Annihilus? Come fai a non giocare Jeff in clog sul progetto per poi spostare? Cioè, Jeff per noi è un counter, no? Cioè, noi come counter ci abbiamo move destroy. Vediamo, raga, un altro che ci prova. No, Sogovia, non sei divertente. Molto bene. Vabbè, snap, bro. Qua facciamo snap sul blef. Sul fatto che lui abbia scartato Sera, quindi con ottime chance abbandonerà. non ha abbandonato. Porco Dio. Passo, vabbè. In realtà per noi la roccia non è male, eh. Alla fine non siamo un mazzo che scurva, quindi prendiamo tempo, no? Adesso famo Daredevil Nebula e poi che abbiamo un secondino il da farsi. Daredevil. Nebula. Magic va bene. Magic va bene, spero che non giochi a Annihilus, bro. Cioè, nel senso, va bene Jeff, va bene Go. Ovviamente Aero. Ovviamente. Molto bene. Come rovinare una partita, bro. Buono. Sokovia e Sagar nella stessa partita. Capisco. Ok, meno male, va? Jubilee in Doomstick, non bella. Allora, noi in realtà, regà, come mazzo junk manipoliamo molto bene anche il Tribunale Vivente. Ora, non abbiamo una grande mano, ma adesso qua
Ravonna, Zabu. E qua il clog secondo me non ti sta, non ti va a piacere. Anche perché così li distruggiamo anche Miss Marvel. Un meno 10 non è carino. Ovviamente. Raga, ma la percepite sta zingarata? No, perché io la percepisco. Ovviamente. Ovviamente è normale che sei Clucky sinistra, ma noi ci guardiamo lungo. Zabu, ecco. E mo? Madonna! Madonna, come godo, figlio di puttana! Ah, vai. Un po' di rauceudine. Mamma, come godo, Pandaman! Ho il drago del moro pure, però. Abbi pazienza. Perché mi fisca orecchia? E bellissima, bellissima. Cioè, nonostante sono stato terribilmente trollato da Sokovia e da Sakaar, in cui a me mi butta Negros, a lui gli butta Iron Man. Ma raga, non ci facciamo sicuramente firmare da un bivello. Il mazzo junk ha bisogno di shine. Ovviamente qua c'è manco Cannonball, però è anche Cannonball, bam, sinistra, morto slot, contesto anche sinistra. Molto bene, molto, 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 molto bene. Ti piace il mazzetto? Ti piace o non ti piace il mazzetto? Partir! Top, molto bene. Dimensione oscura fa cagare. Cioè, perché non riusciamo facilmente a cluggarla, diciamo, capito? Però ce ne faremo una ragione. Ravonna. Scusatemi per stare per il root. Ravonna adesso. È un po' un peccato, effettivamente. Mangio. E sarebbe forte fare Debris in mezzo. Però, ecco, vedete, qua è un po'. Qua è un po' una cancrata. Devo fare Debris in mezzo, li snappa. No, questa, raga. Questa probabilmente la foldiamo. Le location fan cagare. Cioè, in condizioni normali si fa Debris per rompere il cazzo sotto Angela, ma questa la foldiamo. Io vorrei giocarvi Cannonball. Io vorrei giocarvi Cannonball, anche perché ieri in live l'ho giocato sto mazzo 4 volte di fila, mi ho vinto con Cannonball. Però, insomma, se Cannonball non mi esce, quasi che mi ingazzo pure. Daredevil destra, sicuramente. Una speranza che destra non sia un'altra location de merda. Negroscia, ovviamente, se va a Green Goblin. Questa è buona per noi, questa location qui. Questa per noi è ottima. Non so nemmeno se lo vogliamo snappare. Potremmo anche snapparlo. Ma facciamo 5 punti di Goblin. Lui mi snappa. Ok. Ha senso. Tanto Tanjo gioca sicuramente Loki. E lui gioca solo Loki. Quindi alla fine me la collo Loki. Ah, Green Goblin pure lui. Questo non me l'aspettavo. L'idea ovviamente è che lui mi gioca Sentry, in modo che io posso fargli il prof a destra, no? Potrebbe essere un'idea interessante. Io farei Debris, The Wood. Polaris va bene. Polaris va bene. Qui il problema grosso è che non abbiamo Cannonball, capito? E Annihilus anche. Però, raga, potrei snapparlo sotto Daredevil. Secondo me, nonostante la nostra mano, lui ha grosse chance di retreat. Io snappo. Se mi retreat. Se no ce la giochiamo. Anche perché a sinistra vinco con Hobgoblin, no? Colla. Dammi Sundry. Godo. Io cane quanto godo. Hobgoblin sinistra. Opla. E mo?
Ok, potrebbe fare Annihilus, effettivamente. Però Annihilus non basta. Perché io facciamo... Noi facciamo prof a sinistra e facciamo demone in mezzo. Annihilus lo tanchiamo, no? L'unico problema è se mi muore il demone, ma prof a sinistra, ragazzi, è una giocata che è un outplay per il suo... Annihilus. A parte Annihilus, non so come possa chiamarmi lui, onestamente, qua. Non mi deve morire il demone in mezzo. The Wood Annihilus. Godo. Gli ho spaccato il culo, bro. Gli ho spaccato il culo. Cioè, vabbè, raga, qua. Mamma mia! Quanto gli rompiamo il culo al tangista! Eh? Ah, sono stati mesi, caro, di tangista. Bella, bella partita, caro. Io sono il re del junk, caro. Io so già quello che può succedere. Anche perché Tanjo lo conosco molto bene come player. Tanjo è anche molto passivo. Mai mi collerebbe uno snap sotto Daredevil. L'unica giocata che lui poteva avere, per l'appunto, era Annihilus. E qua, ragazzi miei, l'outplay di prof è troppo bello. Ed è anche troppo forte. Ovviamente ho rischiato il 25% di morire da demone. Secondo me te la giochi al 25% 8 cubi, no? Molto bella. E qua, ragazzi miei, potremmo anche chiudere. Peccato non aver mai giocato Cannonball. Sono convinto che ve lo sareste meritato, però... Se volete vedere Cannonball, oggi vi vedete live su Twitch e vi guardate Cannonball. Non ho capito. Mi raccomando, siate puntuali alle ore 17:30. Vi lascio anche questo piccolo margine d'errore. Spero, amore mio, che anche questo video vi sia piaciuto. E io ti auguro un buon proseguo di giornata. Un grosso abbraccio e bella.